Parliamo di. In questa seconda puntata di Parliamo di, voglio parlare appunto di questo film, Resident Evil, che ho avuto la fortuna di vedere qualche anno fa al cinema assieme ad un amico. È stato un film molto criticato, soprattutto dai fan del videogioco, dicendo ma non è simile al videogioco, l'hanno rovinato, eccetera. Io voglio giudicare il film quanto tale, non quanto tratto da un videogioco, chissà che, perché comunque si parla sempre di liberamente ispirato, tratto dal videogioco. È chiaro che il più fedele possibile sarebbe stato meglio, ma se anche ci sono delle differenze non vedo nessuna tragedia, in quanto questo primo capitolo in particolare, tutto sommato, non è stato per niente un brutto film, anzi, per la sua oretta e 40 che dura, intrattiene, comunque diverte, non annoia, non ha tempi morti che ti lasciano perplesso, come per dire se tagliavi quel pezzo durava di meno sarebbe stato meglio. Quindi tutto sommato è un bel film. Partiamo quindi da un riassunto che farò molto breve, molto sintetico come riassunto, perché se per qualche motivo qualcuno di voi non l'ha visto non voglio rovinargli nessuna sorpresa. La storia base è semplice: un gruppo di militari accompagnato da 3 civili si ritrovano loro malgrado rinchiusi dentro una struttura sotterranea chiamata l'Alveare, una struttura gestita da una compagnia che si chiama Umbrella Corporation, che produce armi batteriologiche, produce di tutto e di più, insomma è il monopolio mondiale di varie strutture. Cosa succede in questa struttura? Che rimangono chiusi. Malgrado loro scoprono appunto che non sono soli dentro questo alveare, tutti i lavoratori della struttura sono morti, ma hanno ripreso vita. Sono appunto non morti, sono diventati gli zombie che chi gioca a Resident Evil ben conosce. E loro, in questi gruppo di uomini e donne, si dovranno costretti a lottare per la loro sopravvivenza e per scappare da questa struttura sotterranea in un tempo limitato, eccetera eccetera eccetera. Come ho detto, non aggiungo nient'altro, perché sennò per chi non ha visto questo film rovinerei la sorpresa, invece per chi l'ha visto anche potrebbe dire che riassunto banale. Pazienza, il concetto base è questo. Però di questi film ne hanno fatti addirittura 5 fino adesso. Io ne parlerò uno per volta, li tratterò uno per volta, partendo appunto dal primo capitolo, che secondo me, insieme al terzo, che vedremo più avanti, è uno dei migliori della saga. Uno dei migliori perché appunto è il primo, quindi ti deve presentare i personaggi. È il primo ed è una novità, non il tema trattato. Gli zombie ce ne sono, io osi di fin con gli zombie, però è una novità trattandosi di un film che parte come base da un videogioco. E poi vorrei iniziare a parlare degli attori. La protagonista principale e indiscussa di questo film e dei capitoli successivi è Mila Jovovich, che molti di voi conosceranno come, non solo come attrice ma come modella. Ha fatto diversi film anche tutto sommato belli, i vari Quinto Elemento, Giovanna d'Arco, è comparsa in diverse pellicole più o meno importanti, come anche lo scadente, secondo me, i miei giudizi, Ultraviolet. Però tutto sommato una brava attrice, sì, una bella presenza, perché è innegabile, è una bella presenza, quindi è più facile guardare un film con lei, e se la cava egregiamente. Lei interpreta Alice, che è una dei diciamo prigionieri di questa struttura sotterranea, e si troverà a dover lottare a tutti i costi per la sua sopravvivenza anche contro un suo partner, che poi si scoprirà un po' poco onesto, diciamo. La seconda protagonista femminile di nota, anche se tutto sommato la sua interpretazione non mi è piaciuta per niente in questo film, è Michelle Rodriguez, protagonista di Fast and Furious 1, e per chi l'ha visto anche Fast and Furious 6, c'è.
però diciamo che la sua presenza risulta un po' anonima, fa la figura della donna cazzuta, cattiva, che non ha paura di niente, però un po' amorfa a livello espressivo, sembrava, sì, mi hanno messo qui, sto recitando, ma non ci credo più tanto. Protagonista maschile invece avremo James Purfoy, che è più un attore da serie televisive, alcuni lo avranno riconosciuto per The Following insieme a Kevin Bacon, altri lo avranno visto interpretare anche film come Solomon Kane, che è passato un po' in sordina come pellicola perché ci si aspettava molto di più ed è stato un mezzo fiasco, a me personalmente non è piaciuto poi molto, si fa guardare ma sì, lo guardo ogni tanto, dico sì carino, ma via, è finita lì. Comunque, questo Resident Evil, a livello tecnico niente da dire, belli gli zombie, con un po' di trucco si ottengono facilmente, belli gli effetti speciali, la computer grafica alcune volte è un po' invadente, soprattutto per quanto riguarda quello che è il mostro finale, che poteva essere fatto meglio e gestito meglio, un po' più cattivo, invece si risolve tutto in un pochi minuti, tutto sommato come prima pellicola, come ho detto, regge, si fa guardare, divertente, avrei preferito di più, ma è 1:40, si passa velocemente. Che altro dire su questo film? Ne hanno fatte 4 seguiti, appunto, di cui tratterò più avanti, ed è stato una tragedia discendente, una caduta pazzesca, a parte appunto il terzo capitolo con la regia di Russell Mulcahy, chi se lo ricorderà, ovviamente il regista di Highlander. Tutto il resto, come diceva il caro vecchio Califano, tutto il resto è noia. Abbiamo un franchising, vogliamo portarlo avanti a tutti i costi, hanno fatto 5 pellicole e sono un disastro. Secondo me si fanno alcuni, sì, non dura molto, l'unico pregio è veramente questo, ma c'è una caduta pazzesca, già il secondo capitolo è un disastro, una noia indescrivibile, protagonisti ancora meno credibili, meno cattivi, meno, come ho detto per lo stesso per Michelle Rodriguez, sì, mi hanno messo qui, sto recitando, ma vabbè, sono qui perché mi pagano, ma nulla di più, non c'è nient'altro, personaggi che muoiono, personaggi che ritornano a caso in tutto il resto dei capitoli, personaggi che scompaiono senza motivo, che a cui ci avevi creduto. Vedremo poi con Resident Evil appunto il 3 e il 4, che sono Extinction e The Afterlife, che avevano dato in mano a un'altra protagonista femminile altamente credibile, che poi nel quinto non c'è più, scompare chissà come mai. Continueremo a parlare di Resident Evil, diciamo che il vero nemico di questo film non sono gli zombie, è la Regina Rossa, un computer che cerca tutti i modi di contenere l'infezione, di non far fuggire gli zombie, trattenendo i protagonisti dentro questa struttura. Tutto sommato, nella logica, la Regina Rossa non è poi così cattiva, cerca di prevenire l'infezione contenendola. Arrivano questi, cercano di scappare e tutto va puttane, come si dice nella nostra lingua. Cioè, ovvero, scappano, però liberano l'infezione e quindi è colpa loro, dei protagonisti, se l'infezione si è propagata. La Regina Rossa, tutto sommato, voleva contenere e lasciare tutto lì dentro. Bel film comunque, come dicevo, è divertente, lo guardi con piacere, 1:40... E so già che dopo il quinto non ci sarà la parola fine, non finirà mai, perché troveranno sempre un espediente di resuscitare, far morire, andare avanti in eterno con questi film, ed è sbagliato. Ogni tanto è anche giusto dire basta, il film è iniziato ed è lì è finito, con questa moda di andare avanti sempre, trilogie, poker, 5-6 film, basta, perché le idee scarseggiano, oppure le idee se le hai già viste e stufano, diventano stancanti, come mi è successo con questa serie di film.
che ho visto il primo al cinema, ma gli altri no, non avevo più voglia. Ho visto il primo al cinema, il terzo anche perché mi ci hanno un po' costretto, sono andato con amici, ma tutti gli altri li ho attesi in DVD, anche acquistati quando erano scontati, non appena usciti. Vedremo come va avanti, vedremo se finalmente diranno fine, perché alla fine del quinto capitolo si dirà, si prepara una clamorosa battaglia finale, sperando che sia veramente così. Per il momento vi saluto, so che non ho detto molto in questa seconda puntata perché non volevo parlare troppo del film, ma volevo dare una mia impressione sul film. Se volete invece un riassunto, una critica pezzo per pezzo, commentate, scrivetemi e vedrò di accontentarvi. Per il momento vi saluto, parliamo di, alla prossima puntata.